Buongiorno a tutti, sono Armando Trivellato e sono il primo oratore di Ignoranza Montana. Allora, vorrei innanzitutto chiarire che noi non mettiamo in discussione l'efficacia dei vaccini che hanno portato benefici a tutta l'umanità, ma mettiamo in discussione il loro obbligo. Innanzitutto vorrei sottolineare i pericoli connessi ai vaccini. Infatti, sia il Ministero della Salute, sia le case farmaceutiche che centri di studio indipendenti hanno sottolineato che sono presenti effetti collaterali, quali il shock anafilattico, che può anche portare alla morte. Infatti, abbiamo avuto nel 2014 600 casi di effetti collaterali dovuti ai vaccini e 11 morti causate da essi. Oltre a questo, lo Stato ha stanziato 30 milioni di euro per tutte le famiglie e coloro che avranno in futuro danni a causa dei vaccini. Quindi i vaccini producono danni, anche danni. Oltre a questo possiamo ancora dire che lo Stato ha distribuito un regolamento, una guida alle ASL e ai centri sanitari da seguire nel caso in cui ci fossero degli effetti collaterali sempre causati dai vaccini. Quindi è innegabile che i vaccini producano danni in alcuni casi. Se andiamo poi a vedere sotto il profilo morale, lo Stato italiano ha come una delle sue fondamenta la libertà che è anche personale. Quando noi andiamo a imporre a una persona di vaccinarsi, gli imponiamo di mettere a rischio la propria vita, perché abbiamo visto che il vaccino può portare anche alla morte in alcuni casi. Quindi limitiamo la sua libertà e limitando la sua libertà va a cadere il principio appunto di libertà. I nostri avversari hanno portato avanti alcune tesi riguardo per esempio all'effetto di gregge. Innanzitutto è da sottolineare che l'effetto gregge non è certo che sia al 95% il 95% della popolazione a dover essere vaccinata perché si presenti. E infatti a riprova di questo abbiamo avuto in Mongolia un caso molto significativo. Infatti nel 2014 è stata dichiarata libera dal morbillo, il 99% della popolazione era vaccinata e l'anno dopo si è ripresentato il morbillo causando più di 1000 casi. Quindi in sostanza non si può imporre l'obbligo vaccinale perché non si può essere certi degli effetti collaterali.